sul mio canale. Oggi ragazzi, nuovo episodio delle calciatori panini su Viva 23 ragazzuoli. Nello scorso episodio ragazzuoli, ovvero il primo, siamo andati ad aprire l'album, abbiamo visto come è fatto, abbiamo aperto qualche pacchetto, insomma, e abbiamo visto come sono effettivamente i pacchetti di questa collezione di quest'anno di calciatori panini appunto 2022-2023 ragazzi. E siamo tornati con la nostra serie dove dobbiamo andare a spacchettare e a mettere i giocatori all'interno della nostra rosa di FIFA che state vedendo in questo momento, insomma, andare a giocare la partita e vedere come va. L'episodio di oggi ragazzi sarà una bustina per ogni ruolo, infatti per ogni ruolo che abbiamo in campo, quindi i vari 11 ruoli, portieri, difensori, centrocampisti eccetera eccetera, andiamo ad aprire un pacchetto e a scegliere un giocatore che ci porteremo con noi. Mi raccomando ragazzuoli, guardate l'episodio fino alla fine perché a fine video dovrete commentare con due giocatori che vorreste rivedere nel prossimo episodio, quindi mi raccomando lasciate tanti commenti e ovviamente se troveremo carte speciali le accumuleremo, insomma, per poter avere le carte speciali ragazzi anche su FIFA. Però partiamo subito dal primo pacchetto, due scudetti della Serie B che non ci interessano. Abbiamo Vignato del Bologna, abbiamo la nuova firma Dragowski dello Spezia, buono, quattro giocatori ragazzuoli del Pisa, De Frel del Sassuolo ed infine il codicino. E di sto pacco qua ragazzi, non so se prendermi Dragowski e essere tranquillo con il portiere oppure no, però mi sa ragazzi che andrò a prendere proprio Dragowski, almeno col portiere siamo tranquilli, insomma, anche perché è un ruolo delicato, sappiamo che non sempre poi vengono fuori i portieri, meglio prenderlo adesso che dopo. Secondo pacchetto ragazzi, ricordiamo dobbiamo aprire ben 11 per fare la squadra, Barak della Fiorentina, poi abbiamo Nestorowski dell'Udinese, abbiamo la nuova firma Romagnoli della Lazio, quattro giocatori del Modena, quattro giocatori del Palermo e il classico codice. Qui ragazzi mi vado a prendere Romagnoli, così abbiamo un difensore centrale. Stiamo sempre attenti a quello che andiamo a scegliere, perché per dire il portiere ce l'abbiamo già. Nuova firma per la Juve ragazzi. Allora potrebbe essere, chi è arrivato quest'estate? Di Maria, Pogba. Questi sono i grossi, diciamo. Vediamo un po' Di Maria. Anche il Di Maria ragazzi, se troveremo carte speciali della Juve, c'è una carta speciale di anche il Di Maria che ha fatto questo mondiale incredibile nelle partite, insomma l'uomo delle finali veramente Di Maria. Terzic della Fiorentina, nuova firma Dybala, attenzione, della Roma. Poi abbiamo Daniele Verde Elite, Arnautovic Elite ragazzi, ma che pacchetto abbiamo trovato, cioè qui veramente abbiamo, è veramente l'imbarazzo della scelta e qui dobbiamo scegliere tra Dybala ragazzi, tra Dybala e Di Maria. Io mi sa che andrò a prendermi, che miseria ragazzi, ci prendiamo, non so quante carte speciali troverò della Juve, vi dirò questo, quindi in questo pacchetto qua mi vado a prendere la Joya ragazzi, Dybala. Prossimo pacchetto ragazzi, vediamo un po', dai, Schurz del Torino, poi abbiamo De Luca della Sampdoria, Romelu Lukaku dell'Inter, Christoffersen della Salernitana, Leao Elite ragazzi, e qui il codicino, porca miseria, ero già pronto, mi stavo tenendo in mano Lukaku perché ho detto vabbè me lo porto a casa, invece no ragazzi, Rafa è Rafa in versione Elite addirittura, spettacolare. Le carte speciali comunque che stiamo trovando ragazzi non valgono per prendere la carta speciale su FIFA e dobbiamo trovare altre carte speciali che utilizzeremo appunto per dare l'upgrade a questi giocatori qua, cioè qui è tutto Serie B, ah no, Jovic della Fiorentina Serie B e codicino, vabbè qua c'è poco da dire, prendo Jovic. E attenzione perché adesso abbiamo Dybala e Jovic davanti, abbiamo Leao a sinistra, Romagnoli e Dragowski, ok. Zaleski ottimo ragazzi, della Roma, maggiore della Salernitana, Leao Potm, mamma mia signori, Leao Potm, Caldirola del Monza, stemma dell'Hellas e poi punticino. E quindi ragazzuoli ci portiamo a casa il buon Zaleski. Prossimo pacco ragazzi, e qua devo iniziare a guardarci un po' intorno Allora Ricci centrocampisti ne abbiamo, Davide Nicola, Messias, punticino, qua ragazzi prendiamo Messias, andiamo sparati. Comunque trovando prima la speciale di Leo, mi sa che su FIFA ci prenderemo la speciale della Kvaratskhelia ragazzi, nuova firma. Ma quanti esterni, Biraghi della Fiorentina, Berisha del Torino, Spalletti ragazzi in versione Coach of the Month, poi abbiamo Bardi del Bologna e il punticino. Qui ragazzi prendiamo Kvara, io non so come giocheremo perché stiamo prendendo, cioè non abbiamo centrocampisti praticamente, abbiamo tutti esterni. Allora Sepe della Salernitana, Dominguez del Bologna, abbiamo Jim City dell'Atalanta, maglia Torino,
Boga dell'Atalanta. Qui c'è il vostro codice. E qua, ragazzi, andremo a prenderci Jim City. Almeno abbiamo l'altro difensore centrale, ragazzi. Ci togliamo anche quello insieme a Romagnoli. Ultimi due pacchetti, ragazzi. Poi vediamo il resoconto su FIFA, che secondo me capiamo un po' meglio. Cristante, cioè ho già scelto, De Roon. Poi abbiamo Amrabat, ragazzi. Vincenzo Italiano, Montipò. Cioè, ragazzi, se prendiamo Amrabat con il mister possiamo fare l'upgrade. E quindi Amrabat dopo questo mondiale incredibile. Ultimo pacco. Penso che difensori praticamente non ne abbiamo, però ci adatteremo. Makin del Monza, Gunther della Sverona, Gabbiadini della Sampdoria, 4 giocatori Cittadella, Romero della Lazio, ragazzi, il punticino. E qua mi sa che andiamo a prenderci non Romero, non Gabbiadini, perché sono attaccanti. Qua, ragazzi, ci prendiamo, mi sa, José Makin, che almeno abbiamo un altro centrocampista. Quindi, ragazzi, adesso andiamo a metterli su FIFA, vediamo cosa viene fuori. Insomma, abbiamo fatto una squadra un po' strana, troppi esterni forse. Boh, adesso vediamo un po'. Quindi, ragazzi, allora, come state vedendo, qui abbiamo le carte speciali di giocatori, vabbè, Amrabat che abbiamo messo in squadra, con Italiano che mettiamo via, quindi ci permette di prendere la carta speciale di Amrabat. E Leao, ragazzi, Elite, con il suo pot, ma ci permette appunto di prendere la carta speciale di Leao. Quindi questa è la squadra, quella che state vedendo in questo momento. Abbiamo preso, come vi ho detto, Amrabat e Leao in versioni speciali. Questo ha pagato 1.235.000 crediti. Fenomeno mondiale, ragazzi, anche se il Portogallo è uscito col Marocco. Che versione di carta, ragazzi, veramente clamorosa. Quindi, signori, detto ciò, ho messo Zaleski qua a destra come terzino perché non avevo altri difensori. Andiamo a giocarci, ragazzuoli, la partita e vediamo come va. Eccoci qua, signori, avversario di oggi, il Brescia di Barcellona. Vediamo un po' la squadra, mamma mia, Casillas. Non sto neanche a commentare. Cioè, commentatela voi, ragazzi, che squadra contro la nostra umilissima squadetta spacchettata. Comunque fa lo stesso, noi concentrati e portiamocela a casa, ragazzi, forza. Ho i tasti sbagliati, dai, non vale, ho i tasti sbagliati, ho anche fatto start, ho i tasti sbagliati, ma porca miseria. Cioè, io, ragazzi, corro con R1, non capisco proprio perché non ci fosse questa cosa qui. Fa lo stesso, ragazzi, non abbiamo paura di niente, di nessuno. Leao, se il compagno gli chiede la palla nello spazio, Dybala col palo dentro. Dybala, signori, la hoia, la rimette in piedi dopo 10 minuti. Mamma mia, che pallina qui di Leao, signori. Ma Dybala lì non sbaglia, ovviamente. Dybala recupera la palla, attenzione qui dentro per Leao, meravigliao. Leao, no, la hoia però non sbaglia. Oh mio Dio, sempre lui. Doppietta in 16 minuti. Ho detto, cavolo, Leao, mi sbaglio un gol del genere, ragazzi. Poi vabbè, c'era lì dietro la hoia, che non perdona. Ha recuperato il pallone. Bello qui. Bellissimo, anzi. La palla dentro. Eccolo Jovic. 3-1. Facile. Oddio, non era Jovic. La tripletta di Paolo. Vabbè, è facile con i comandi al contrario. Vedi, li sistemo un attimo e poi tac, diretto a quel paese. Amrabat, cosa ha recuperato qua? Recuperata la palla per Leao! Meravigliao! E questa volta non si sbaglia. Pronto, sì? Ma perché mi ha fatto così brutto Leao, porca miseria? Vabbè, che prima era pelato, quindi sicuramente è meglio che prima. Però, Kvara, signori, attenzione, Kvara. Kvara. Sempre Kvara. Un altro Kvara, tiro al giro di Kvara, mamma mia, palla fuori. Occhio che attaccano loro. Dragowski c'è, 45esimo. Palla dentro. Cioè, ha fatto uno stop incredibile. Uno stop incredibile con un altrettanto gol incredibile. Non se la rintropischia, no, ci è arrivato lui. Mannaggia. Bella sta giocata, vai Kvara. Attenzione Kvara la scheglia. Kvara entra dentro l'area. Tiro a giro di Kvara. Bella sta palla, Jovic sfonda all'indietro e vabbè. Ma scusate, era Jim City, ho letto bene? Era proprio lui, signori. 5-1, easy per il boss. E vabbè, ovviamente questo non quitta, ma fa niente. Contropiede buono. Pff,
Che golletto! Rovesciata di Alan, signori, pazzesca e clamorosa. Vabbè, ci sta Alan Diff, ragazzi, dai, clicchi quadrato L2 e ti spara sti gol qua. Bello 7 gol in una partita comunque, dai. Bello, ci sta. Ci sta, ci sta. Chi era? Cancelo? Ho fatto entrare qualcuno per Haaland, però ci sta. Asensio, Asensio. Tra l'altro versione base, ok. Attenzione, la palla dentro qui. Porca miseria, però 5-4 no, eh. È 5-4, quindi che siamo un po' più sul pezzo, ragazzi. Calma, calma, calma. Attenzione, Kvara, perché è partito, signori. Kvara, 84esimo, Kvara. Ha visto Leao. E si appoggia per il compagno. Dybala, dentro l'area col mancino. E quella è la rete del poker, signori. Il poker di Dybala. 4 gol per lui. Cioè, dovevo scegliere tra lui e chi è Di Maria. Porca miseria, ragazzi, che ha fatto Dybala in sta partita. Clamoroso. Bravo, ha recuperato la palla, attenzione, possiamo ripartire forse per l'ultima azione. No, arriva il triplice fischio, signori, 6-4, 10 gol con un Dybala che si porta a casa la palla più la maglietta di tutti quanti, avendo fatto 4 gol. Che giocatore, pensate, versioni speciali. Abbiamo vinto, quindi ci apriamo 3 pacchetti. Quindi ragazzi, avendo vinto, ci apriamo 3 pacchetti, dai, vediamo un po'. Magari la fortuna ci sorride per il prossimo episodio, ci portiamo a casa bei giocatori. Milanese della Cremonese, Provedel della Lazio, Meret del Napoli, maglia Monza, Strefezza. In versione Elite, codicino tutto per voi. Prossimo pacchetto, ragazzi, vi ricordo che, attenzione Juventus, magari è un Dusan Kostic. Ok, Kostic della Juve. Poi abbiamo Marin dell'Empoli, Brahim Diaz del Milan, 4 giocatori del Palermo, Alvarez del Sassuolo, codicino, stavo dicendo, vi ricordo che adesso dovremo scegliere 2 giocatori da portarci nel prossimo episodio. Quindi signori, abbiamo Terzic della Fiorentina, Rodriguez del Torino, Rincon della Sampdoria, 4 giocatori del Cittadella, la divisa dell'Hellas Verona, ragazzi, e il vostro codicino. Quindi, per il prossimo episodio, ragazzuoli, secondo me dovremo portarci 2 giocatori tra, e commentate ovviamente voi, Paolo Dybala, che oggi ha fatto il panico, ma magari potremo vedere carte nuove. Qui c'è Kvaratskhelia, ragazzi, che anche qui, magari non avendo neanche versioni speciali, potremmo, ecco, puntare ad alto. Amrabat, ragazzi, perché è fortissimo. Qui abbiamo Rafa Leao, abbiamo Meret, Kostic e vi ho messo anche Brahim Diaz, giusto per. Quindi signori, 2 nomi tra tutti questi. Io secondo me Meret me lo porterei a casa, più che altro perché almeno siamo sicuri del portiere e non abbiamo problemi. Poi vabbè, l'Amrabat, ragazzi, è una cosa clamorosa, mi ha giocato come al mondiale, veramente correva come un forsennato. E Leao, ragazzi, è sempre Leao. Lasciate tanti mi piace, se siete nuovi iscritti al canale, grazie alla visione, grazie di tutto. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. We'll be right back.